Ciao, sono Elena Pisani, giocatrice della Sampdoria Women. Sono nata difensore e non mi sono mai mossa dalla linea difensiva. Ho giocato sia centrale che terzino, ma il ruolo che mi piace di più è il difensore centrale. Mi piace molto gestire gli uno contro uno ed essere l'ultima difesa prima della porta. Sono nata a Milano, ma all'età di 3 anni mi sono trasferita a Roma con tutta la mia famiglia. Mi sono avvicinata al mondo del calcio grazie a mio fratello, che è di 2 anni più grande, e quando eravamo piccoli io, da sorella minore, seguivo lui più o meno in tutto quello che faceva. Quindi quando lui giocava a pallavolo, io andavo a giocare a pallavolo. Quando lui ha cominciato a giocare a calcetto, ho cominciato anche io. Nel 2006 siamo tornate a Milano e lì ho cominciato a giocare per la squadra del quartiere. Poi sono passata al femminile, giocando prima per il Milan femminile e successivamente per la Bocconi, che al tempo giocava in Serie B. E poi sono partita per il mio viaggio americano. Ho giocato e studiato 4 anni alla East Tennessee State University. Per me è stata un'esperienza di vita, oltre che calcistica, stupenda. Mi ha segnato come persona, prima ancora che come calciatrice. Il calcio femminile in America è proprio vissuto in un altro modo. Viene visto come qualsiasi altro sport che possa praticare una ragazza, e penso che in percentuale siano addirittura di più le ragazze che praticano calcio rispetto ai ragazzi. A me personalmente ha dato molta consapevolezza, e dopo 4 anni in America sono tornata, penso di essere tornata come una giocatrice più matura. Tornare al calcio italiano è stato entusiasmante, una sfida. Il calcio italiano è cambiato tanto nei 4 anni in cui io sono stata all'estero. Il livello si è alzato davvero tanto. Stiamo facendo il nostro percorso con i nostri tempi, però penso che siamo sulla strada giusta. Dopo 1 anno alla Florenzia sono approdata alla Sampdoria e è stato bellissimo, è stata una bella sfida, perché ricordo il giorno in cui mi ha chiamato il direttore generale e la squadra doveva essere costruita da zero. E adesso pensare che ci siamo salvate qualche mese fa, non c'era nessuno qui, è una grandissima soddisfazione. La vittoria contro il Napoli ci ha dato la salvezza matematica e la gioia è stata immensa. E penso sia stato uno dei momenti durante la stagione in cui più di altre volte ho sentito l'affetto nei confronti di questa maglia, e soprattutto l'ho sentito grazie anche all'unione che abbiamo nel nostro gruppo. Siamo una piccola famiglia, noi Sampdoria Women, nella grande famiglia della Samp. Prima di praticamente ogni partita, è una cosa che è nata, non ricordo in quale occasione, in quale partita, ma abbiamo questo rito ormai che prima di uscire per il riscaldamento ci mettiamo in cerchio in spogliatoio e cantiamo Lettera ad Amsterdam. E è bello perché italiane, straniere, tutte cantiamo, qualcuna leggendo un po' il testo per aiutarsi, però in quel momento siamo unitissime, ci sentiamo forti e quando usciamo dallo spogliatoio siamo carichissime. Il mio sogno calcistico sicuramente è avere una prima convocazione in nazionale maggiore, perché penso che la nazionale debba essere l'obiettivo di qualsiasi calciatrice che punta ad arrivare in alto. E un altro sogno nel cassetto, che in un certo senso sto anche realizzando, è di viaggiare grazie al calcio. E devo ammettere però che dopo quest'anno alla Samp mi viene voglia di fermarmi un po' e, se possibile, togliermi ancora delle soddisfazioni con questa maglia.